copyright nel mercato unico digitale, con cui la Commissione europea intende migliorare l'accesso ai contenuti, soprattutto quelli transfrontalieri, da parte dei consumatori, riconoscere anche il valore delle opere, quindi dei creatori, e non per ultimo anche stabilire delle regole eque e di remunerazione equa per i fornitori di servizi che hanno al centro della loro attività le opere protette. Questa direttiva affronta questioni molto rilevanti soprattutto per le piccole imprese, per gli editori, per gli istituti di ricerca, per il settore della scuola, della formazione e per i produttori di contenuti in generale. Tutte queste parti della catena sono protagonisti dello sviluppo economico a livello locale e regionale e quindi per forza le regioni e i comuni sono interessati. La Regione Puglia, per almeno due motivi, ha grandi interessi in questa nuova direttiva sul diritto d'autore. Uno, perché le ambizioni della Regione Puglia nell'ambito della ricerca sono elevate e questa direttiva favorisce molto gli istituti di ricerca. E due, perché la Regione Puglia ha una grande, vibrante vivacità artistica, di produzione cinematografica, per esempio, e la Commissione europea sostiene fortemente la maggiore disponibilità di produzioni audiovisive locali e a livello europeo.